un ruggito nel deserto. Così Giovanni Battista è stato definito da coloro che commentano il Vangelo di Marco, che non a caso è stato rappresentato da un leone, proprio perché inizia con questo grande ruggito del Giovanni Battista fin dai primi versetti della narrazione. Niente di poetico, quindi, qualcosa di molto diverso dell'immagine un po' kitsch del bambino che nasce da una coppia sterile, così come ci viene presentato nei Vangeli dell'infanzia di Luca. Cerchiamo quindi in questa nostra puntata di accostare questo nuovo volto della parola, il volto di Giovanni il Battezzatore. Noi rischiamo sempre di dimenticare le provocazioni che sono racchiuse nella figura di Giovanni Battista e nel suo comportamento. Prima provocazione. Noi troviamo Giovanni Battista sapendo che la sua identità è quella di appartenere ad una stirpe sacerdotale. Suo padre Zaccaria era sacerdote. Ebbene, in tutti gli elementi della narrazione noi non troviamo mai Giovanni Battista al tempio o in un luogo sacro. È sempre molto lontano dai luoghi sacri tradizionali. Questo già ci presenta il Battista come un provocatore, come qualcuno che in qualche modo si trova in contrasto con la tradizione. Secondo elemento, Giovanni Battista svolge il suo ministero dove? Nel deserto. Quindi siamo nell'antiluogo rispetto alla città santa per eccellenza. Ma c'è molto di più, non solo si trova nel deserto, ma molta gente da Gerusalemme accorre a lui. È curioso, nel luogo sacro per eccellenza, nella città eletta per eccellenza, questa gente non trova salvezza. Deve andare nel luogo che per tradizione era considerato il luogo dell'impurità, il deserto, per sottomettersi ad un rito che veniva praticato da Giovanni il Battezzatore. E infine c'è un terzo elemento. Nel deserto Giovanni Battista non ha timore di alzare la voce contro le autorità politiche del tempo e pare che la sua triste fine sia dovuta proprio a questo. Ecco allora una figura scomoda, una figura che non ha timore di dichiarare la verità con tutte le pesantezze della verità per chi vorrebbe in un certo senso attutirla. Una verità che sconvolge il potere religioso, prima di tutto, che sradica certe logiche del potere politico e che innesca una nuova logica nel popolo stesso di Dio. Se è vero che questi aspetti ci permettono di sottolineare e di capire perché Giovanni Battista è stato definito il ruggito nel deserto, personalmente mi piace evocare anche altri due momenti che ci dimostrano come il grande battistrada di Gesù, il grande profeta di Dio, a un certo punto deve compiere anche dei grandi atti di consegna, senza aver la pretesa di capire tutto. Il primo momento è la narrazione della scena del battesimo nel Vangelo di Marco. Se noi ripercorriamo quei versetti, siamo praticamente al capitolo 1, dai versetti 11 in poi, dal versetto 9 in poi, noi possiamo notare come Giovanni non si rende conto di quello che sta succedendo. In altri termini, la voce che viene dal cielo viene recepita solo da Gesù. Giovanni Battista sembra ritrovarsi davanti a Gesù come si ritrova davanti a molta altra gente, senza riconoscerlo. C'è poi un secondo momento significativo, quello invece legato alla sua morte. E mentre è in prigione, Giovanni Battista manda alcuni discepoli da Gesù chiedendo: «Ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» In altri termini, Giovanni sta per morire in prigione, lontano da tutta la gente per cui lui è stato un segno di rinnovamento di vita, sta morendo per futili motivi e vorrebbe capire qualcosa di più del disegno di Dio. Ha timore che tutta la sua esistenza sia in un certo senso stata sprecata. E Dio sembra non permettergli di vedere
molto oltre. Quello che viene richiesto, in altre parole, agli uomini di Dio è un grande atto di consegna, che si fa molto esigente, soprattutto quando questo grande atto di consegna segna il passaggio da una vita all'altra, quella in Dio. Ad alcuni dei giudei parve che l'esercito di Erode fosse stato annientato da Dio, il quale giustamente aveva vendicato l'uccisione di Giovanni, soprannominato il Battista. Erode, infatti, mise a morte quel buon uomo che spingeva i giudei, che praticavano la virtù e osservavano la giustizia fra di loro e la pietà verso Dio a venire insieme al battesimo. Così, infatti, sembrava a lui accettabile il battesimo, non già per il perdono di certi peccati commessi, ma per la purificazione del corpo, in quanto certamente l'anima è già purificata in anticipo per mezzo della giustizia. Ma quando si aggiunsero altre persone, infatti provavano il massimo piacere nell'ascoltare i suoi sermoni, temendo Erode che la sua grandissima capacità di persuadere la gente che non portasse a qualche seduzione, parevano infatti pronti a fare qualsiasi cosa dietro sua esortazione, ritenne molto meglio, prima che ne sorgesse qualche novità, sbarazzarsene prendendo l'iniziativa per primo, piuttosto che pentirsi dopo, messe alle strette in seguito ad un subbuglio. Ed egli, per questo sospetto di Erode, fu mandato in catene alla già citata fortezza di Macheronte, e colà fu ucciso. La perla preziosa la attingiamo oggi dal Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 1, quando i farisei mandano alcuni loro delegati per porre alcuni interrogativi al Battista. E così lo interrogano: perché tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Viene qui utilizzata l'immagine del sandalo slacciato. Questa immagine richiama un rito molto particolare del tempo, collegato alla cosiddetta legge del levirato. Di che cosa si tratta? Quando una donna rimaneva vedova senza discendenza, i parenti più vicini del marito dovevano assicurare a questa donna una discendenza, quindi unirsi a lei, garantire un figlio. Quel figlio sarebbe stato ritenuto figlio del marito della vedova. Ora, se il parente più stretto rifiutava di compiere quello che era considerato il suo dovere, il successivo parente doveva compiere questo gesto, slacciare il sandalo di colui che rifiutava. Allora qua il Giovanni Battista sta praticamente dicendo che lui non può rapire la sposa, vale a dire il popolo di Israele, a colui che ne ha diritto più di lui, vale a dire a Gesù. E con quella parola lui sottolinea due cose. Sottolinea che il Messia è Gesù e in secondo luogo sottolinea il rapporto che Dio ha con il popolo, che è un rapporto nuziale, che quindi ha alla base un rapporto d'amore e non di giudizio. Spesso ce lo dimentichiamo quando rischiamo di leggere il Vangelo solo alla luce delle parole, a volte molto veementi, di Giovanni Battista, che aveva un approccio sicuramente molto diverso da quello di Gesù. Il personaggio di oggi, Giovanni Battista, ci accompagna in una riflessione che fa parte un po', che accompagna un po' quella che è la natura umana, e cioè la capacità insita nel cuore dell'uomo, nella sua intelligenza, di andare controcorrente, di fare delle scelte, cioè coerenti col proprio sentire, con i propri valori, con i propri ideali. Sentiamo Giovanni Battista come si rivolge alle folle. Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Giovanni Battista
ha il coraggio delle idee e non solo. Ha il coraggio di testimoniare con forza e con la sua stessa vita, come poi vedremo in seguito, quello in cui crede, il dono ricevuto, la persona incontrata. Cosa porta? A che cosa porta il coraggio delle idee? O cosa porta ad avere il coraggio delle idee? Un primo aspetto è quella della capacità di non conformarsi alla mentalità di questo secolo, come ci ricorda anche San Paolo. Alla coerenza con i valori con i quali per i quali si è deciso di giocare la vita. E ancora, la persona che ha il coraggio delle idee non è, come può apparire, una persona individualista. Anzi, è una persona umile. Giovanni Battista ha avuto il coraggio di indicare un altro. Ecco colui che deve venire. Ancora, Giovanni Battista, come ciascuno di noi è chiamato a fare, non ha paura del potere e non ha paura del passato. Non è ancorato al passato, ma ha la capacità di avere uno sguardo positivo e propositivo sul futuro. Questo non significa rinnegare il passato, ma rileggere in maniera sapienziale il proprio passato per poter proiettarsi nel futuro. Un altro aspetto che mi sembra molto importante sottolineare è la capacità di Giovanni Battista e quindi di ciascuno di noi di dire con franchezza quello che si pensa, il pensiero che nasce non solo da un pensiero, dalla testa, ma dall'esperienza e la capacità di dare con generosità. Giovanni Battista indicherà l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. È questa la nostra sfida. Il nostro suggerimento di lettura in questa puntata è un volume di James Jeffer, Il mondo greco-romano all'epoca del Nuovo Testamento. Attraverso la vicenda di Giovanni Battista abbiamo capito come sia importante conoscere il contesto storico, sociale, culturale per capire le provocazioni a volte racchiuse all'interno dei testi. E allora, mentre ci addentriamo nel mondo del Nuovo Testamento, è molto importante conoscerne lo sfondo. Questo testo, edito dalle Edizioni San Paolo, può essere di prezioso aiuto per avere la cornice necessaria per decodificare i brani del Nuovo Testamento, quindi di James Jeffer, Il mondo greco-romano all'epoca del Nuovo Testamento.